parliamo di un'abitudine che a molti di noi non piace ammettere. Si tratta di portare e usare il cellulare nel bagno. Per quelli di noi che amavano leggere mentre erano in bagno, i cellulari hanno sostituito giornali e riviste, offrendo anche molte altre forme di intrattenimento. Puoi leggere, giocare, parlare con i tuoi amici o persino lavorare, il che può aiutarti a distrarti per tutto il tempo che sei in bagno. Ma questa è un'abitudine sana? Questo è l'argomento del video di oggi. Secondo gli esperti, questa abitudine fa male alla salute, soprattutto perché non è molto igienica. Il bagno è uno dei luoghi più caldi e umidi della casa, rendendolo un habitat perfetto per batteri e altri microorganismi dannosi. I batteri che proliferano all'impazzata nel tuo bagno possono anche nascondersi nel tuo cellulare. Questo perché le particelle di acqua e aria che trasportano questi microorganismi possono attaccarsi alle piccole fessure del telefono, incluso lo schermo, anche se hai applicato una protezione per il display. Le custodie per telefoni possono persino aumentare il rischio, specialmente se sono fatte di un tipo di plastica o di gomma che sono perfette per ospitare i batteri. Ma chi pensa che il problema abbia a che fare solo con l'uso del cellulare sul water si sbaglia. Caricare il tuo cellulare in bagno o anche ascoltare musica mentre sei nel bagno può essere rischioso. Avere il dispositivo tra le mani quando entri e esci dal bagno è sufficiente affinché i batteri si depositino sul tuo cellulare durante il tempo in cui non ti stai lavando le mani. Ora pensa a quante volte sei al telefono, a quante volte fai una chiamata o giochi al cellulare con gli amici. Quante volte il tuo telefono potrebbe essere contaminato? È disgustoso, non è vero? C'è comunque una soluzione. Se si pulisce frequentemente il proprio cellulare, la frequenza raccomandata è una volta alla settimana, i rischi che questi batteri che influenzano la salute contaminino il nostro cellulare sono significativamente più bassi. L'uso del telefono durante la tua attività al bagno aumenta anche il rischio di un altro scomodo problema di cui le persone evitano di parlare: le emorroidi. In effetti, la quantità di persone che soffrono di questo problema è aumentata drasticamente negli ultimi anni e molti specialisti dicono che ha a che fare con la quantità di tempo trascorso seduti sul water con il telefono in mano. Quando restiamo seduti troppo a lungo, il nostro ano rimane rilassato per molto tempo, facendo sì che più sangue scorra nelle vene in quest'area. In alcune persone questo può causare dolore e persino sanguinamento. Se sei incline alle emorroidi, usare il telefono in bagno peggiorerà solo le cose. Se di solito porti il telefono in bagno con te, cerca di prestare attenzione al tempo che ci trascorri, per evitare questo e molti altri problemi. Se ti piace il video, dagli un pollice alto e condividilo con i tuoi amici.